Nel laboratorio 2 si è affrontato con gli insegnanti il parlato interattivo. Siamo partiti dal quadro comune europeo per le lingue e abbiamo cercato insieme gli indicatori e i processi del parlato interattivo che sono recepire, produrre, gestire l'interazione e il cooperare. Il risultato in termini di prodotti di questo laboratorio è stata l'elaborazione di tre strumenti potenti per la progettazione e la valutazione e dei quali si è verificata anche subito la spendibilità e l'utilizzazione. Il primo strumento è la mappa dei processi che il parlante mette in atto nell'interazione. Il secondo strumento è un quadro di situazioni reali che gli allievi sperimentano, mettono in azione quando sono a scuola o fuori da scuola e che sono situazioni utili poi per progettare le attività. E infine indicatori ed esplicitazioni della matrice di valutazione, sempre riferita alle attività che abbiamo visto durante il laboratorio. Diciamo che durante il laboratorio sono state poste delle domande o delle osservazioni di carattere generale. Una in particolare sembrava colpire gli insegnanti, cioè che i processi visti interessassero prestazioni più alte di quelle richieste nei primi cicli. Alla fine del laboratorio, però, gli insegnanti hanno visto che in realtà questo tipo di lavoro aveva permesso di elaborare una graduazione dei processi che sono sempre gli stessi, ma che proprio nel curriculum verticale vengono graduati a seconda dell'ordine scolastico. L'altra domanda che è ricorsa è stata il chiedersi l'utilità di questi strumenti che avevamo progettato. E anche per questa, con gli insegnanti, poi alla fine ci si è resi conto della loro spendibilità nella valutazione, perché una volta individuata la mappa dei processi, ci siamo resi conto che anche nella valutazione questi processi risultavano esserne gli indicatori e quindi ci hanno permesso anche di capire come potevano essere spesi anche nella progettazione, perché progettando le attività didattiche, si ha modo di osservarli, di sostenerli e poi giungere alla valutazione. Alla fine, quindi, di questo laboratorio, gli insegnanti hanno trovato occasioni per poter confrontare le loro esperienze, il loro vivere quotidiano con le nostre proposte e ci sembra quindi sia stato un momento costruttivo e positivo.